Ogni settimana siamo qui Marisa Fallico e Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud, per una nuova full immersion nei fatti che connotano la cronaca nera e giudiziaria calabrese e non solo. L'appuntamento con Nera di Calabria, come sapete, come sanno i telespettatori affezionati che ci seguono da più di 13 anni, cerca di analizzare, di approfondire quello che succede sul fronte della criminalità organizzata, economica, sul fronte della delinquenza anche comune, su quello che allarma i cittadini e che rende questa società veramente complessa, difficile. Allora, oggi in primo piano nella nostra trasmissione questo omicidio che si è consumato sulla strada per la Sila, nei pressi di Taverna, splendida cittadina del Catanzarese, l'omicidio di un imprenditore incensurato al di sopra di ogni sospetto, un imprenditore che aveva molto diversificato le sue attività, Tommaso Guzzetti, 54 anni. Ebbene, è stato ucciso, lui è di Sorbo San Basile, è stato ucciso mentre si recava in una delle abitazioni estive in un agguato di chiarostampo mafioso. Le indagini sono passate subito nelle mani della DDA di Catanzaro, anche se si è detto dal primo momento che l'imprenditore non aveva rapporti, non aveva nessun contatto con la criminalità organizzata, ma le modalità e soprattutto il contesto in cui è avvenuto sicuramente apre anche ad ipotesi di un intervento, di un agguato della criminalità organizzata. Vediamo il servizio e poi cerchiamo di entrare nei dettagli. Un imprenditore pulito, lontano dagli ambienti malavitosi. Non sembrano esserci ombre nella vita di Tommaso Guzzetti, assassinato nel pomeriggio di ieri, mentre era a bordo del suo fuoristrada. Anche le sue aziende erano sempre risultate cristalline sotto la lente della Guardia di Finanza. Le attività spaziavano dal settore boschivo al turismo al noleggio di autobus per viaggi organizzati. Un uomo senza precedenti penali, dunque, non infischiato colindrine, eppure delle indagini sull'assassinio si occuperà la distrettuale antimafia di Catanzaro. L'agguato sembra infatti essere stato sferrato in puro stile mafioso. Un primo colpo di fucile che, dopo aver infranto il parabrezza dell'auto, ha ferito l'imprenditore. Il fuoristrada ha continuato la sua marcia per qualche altro metro, adagiandosi poi da un lato. Quando l'uomo era già accasciato col volto sullo sterzo, una raffica di proiettili sparati con una pistola 7,65 lo hanno raggiunto, uccidendolo alla schiena. I killer conoscevano le sue abitudini, sapevano che, pur abitando a Sersale, nelle belle giornate raggiungeva la casa estiva di Sorbo San Basile. Ed è qui, in un luogo poco frequentato, che hanno deciso di entrare in azione. È stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme. La notizia dell'omicidio si è diffusa nel giro di pochissimo tempo e molti conoscenti dell'uomo hanno raggiunto la scena del crimine. Tommaso Guzzetti era un imprenditore noto e la sua morte ha suscitato, oltre allo sgomento, anche tanta perplessità. Come dicevamo, il lavoro investigativo sarà coordinato dalla magistratura antimafia, che sembra essere concentrata sulle attività boschive gestite dalla vittima. Altro sangue è stato infatti già versato in passato nell'ambito della tristemente nota faida dei boschi. Rimane lo sguardo triste e desolato di questo cane, che sembra avere chiara la fine capitata al suo padrone, cui è rimasto vicino. Insomma, l'immagine del cane è commovente, Arcangelo, che rimane lì a Sì, sembra vegliare. l'immagine di... Ci sono tre cani famosi, uno è Akito, che è il protagonista di un film bellissimo, di una dolcezza meravigliosa, il cane che aspetta il padrone che muore davanti alla Sì. stazione per anni e tutta la gente di quel Infatti. posto lo accudisce. Un altro è Argo, il cane di Ulisse, che riconosce Ulisse e poi muore, no? Quando Ulisse torna ad Itaca. E poi c'è Perites, il cane di Alessandro Magno, che era un cane, un molossoide, un cane che il grande condottiero teneva sempre con sé e lanciava in battaglia insieme a lui. E questo cane, come dire, rappresenta tutto quel mondo, perché l'omicidio è di chiarostampo mafioso, l'esecuzione di mafia rurale intendo, intendiamo la mafia dei boschi, la mafia della montagna. Io ho visto molti omicidi fatti in questo modo, tra le balze per aspromontane, aspromontane,
quando mi occupavo della cronaca in provincia di Reggio Calabria per la Gazzetta del Sud. Il fucile caricato a pallettoni, il primo colpo parte da lì, poi viene finita la vittima con un calibro 7,65, quindi almeno due killer che erano appostati, ne conoscevano le abitudini, colpiscono la vittima al momento giusto, nella strada, al Infatti. posto giusto, un tipico delitto collegabile a quegli interessi. Io guarderei più che gli interessi, diciamo, legati all'attività di autotrasporto che Guzzetti faceva, e legherei questa esecuzione all'attività boschiva, a quel mondo che si muove intorno appunto allo smercio della legna, alla gestione di intere aree, no? Di quelle zone della Calabria. D'altronde ci sono più inchieste che si incrociano e che dimostrano come vi sia l'interesse di quella mafia, che è una mafia antica, rurale, che usa ancora la lupara e che si interessa appunto della gestione della roba, per parlare con Giovanni Verga, cioè la gestione dei boschi, delle campagne, dei luoghi ha un significato intrinsecamente mafioso, cioè comando in quella zona e sono io, quindi probabilmente Guzzetti avrà comunque pestato i piedi, messo in pericolo interessi di altri, chiuso affari che probabilmente interessavano a persone aduse ad utilizzare la lupara. E poi c'è tutto un sistema di omertà, di silenzi, di mezze parole, di sguardi, che caratterizza quei mondi, che sono mondi mafiosi, ma di una mafia antica e diversa rispetto Infatti è alla mafia della città. completamente diversa, Arcangelo l'abbiamo visto in tanti omicidi nell'ambito della faida dei boschi, ma anche nel Regino, appunto sulla Spromonte. Gli inquirenti hanno anche lasciato capire che probabilmente, oltre all'attività boschiva, poteva dare fastidio il fatto che lui in pochissimi anni aveva appunto diversificato le sue attività, quindi si era lanciato nell'autotrasporto, in questi viaggi organizzati con i pullman, in un'agenzia di viaggi, e sembra strano che si possa fare tutto questo in una zona, in un'area in cui il controllo comunque dell''ndrangheta c'è ed è anche pesante. Perché non risulta nessunissimo contatto, nessunissimo elemento che possa avvicinare Guzzetti alle cosche locali, però probabilmente avrà dato fastidio a qualcuno. Sì, ripeto, non si può neanche ragionare secondo gli schemi, no, che riguardano le grandi associazioni Certo. mafiose. E, ripeto, lì c'è una forma di criminalità che è mafiosa, ma che è una mafia diversa, che è una mafia silente, strisciante, sotterranea, omertosa, forte però, forte del possesso dei luoghi, della gestione, della produzione, delle ricchezze dei luoghi. È una mafia antica, non per questo meno pericolosa. Io ritengo, almeno così si capisce anche delle prime indagini, le modalità del delitto mi ricordano tantissimi crimini di cui mi sono occupato nelle zone del Regino. Insomma, l'idea è che questo delitto sia maturato nell'ambito delle attività che riguardano le vicende boschive, no? Che in quella zona sono grande fonte di reddito e rappresentano pure esercizio di potenza, cioè chi controlla Infatti. quelle aree, no? E quindi il commercio della legna. Diciamo, i boschi dimostra pure di contare qualcosa. Allora, chi ha un controllo lì non può consentire che Consentire che si altri si vada mettano oltre in mezzo magari. o che altri pretendano di controllare più di loro. Questo è l'humus, un delitto commesso a lupara e a pistola, insomma, è un delitto chiaramente della mafia della montagna, della mafia rurale che per lungo tempo ha abitato e ancora abita quei luoghi, non solo quelli della Calabria. E comunque anche questa vicenda ci dice che nel Catanzarese la situazione è veramente allarmante, si sta registrando una recrudescenza ormai da mesi, non va assolutamente sottovalutata. All'inizio gli inquirenti si dicevano che magari noi giornalisti forse calcavamo troppo la mano, però abbiamo visto tra intimidazioni, tra omicidi, tra furti, rapine. È un continuo in questa provincia. Staremo a vedere cosa emergerà dalle indagini perché è importante decifrare matrice e movente di questo omicidio Arcangelo. Adesso apriamo una lunga pagina
che è stata scritta dalla Guardia di Finanza con diverse operazioni, importanti operazioni a Reggio Calabria, a Torino, a Roma. Comune denominatore di queste inchieste, narcotraffico e ovviamente cosche di 'Ndrangheta. Partiamo dalla prima operazione che è stata coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, operazione denominata Santa Fe. Ci sono stati 34 arresti, nel corso delle indagini sono state sequestrate 4 tonnellate di cocaina, ma la cosa importante è che questa operazione è stata, come al solito, coordinata dal procuratore aggiunto Nicola Gratteri ed è stata fatta in collaborazione con la DEA americana, che da tempo ormai opera sinergicamente anche con la Procura Regina, ma anche c'è stato l'aiuto e il supporto della Guardia Civile spagnola. Vediamo il servizio. Fiumi di cocaina, l'oro bianco, come è stata ribattezzata da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso nel loro ultimo libro, dal Sud America in Europa via mare, su anonime barche a vela per sfuggire all'attenzione. La triangolazione non nuova, Colombia, Spagna, Calabria. E già, perché c'erano alcune cosche del Regino, leader nel narcotraffico, come gli Alvaro di Sinopoli, gli Aquino Coluccio di Marina di Gioiosa Ionica, i Pesce di Rosarno, insieme ad un broker protetto dalle FARC colombiane nella foresta amazzonica, a reggere le fila dell'organizzazione internazionale sgominata all'alba con l'operazione Santa Fe, condotta dai finanzieri del GICO di Catanzaro, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, in collaborazione con la DEA americana e la Guardia Civile spagnola. 34 gli arresti, tra cui Francesco Di Marte, Antonio Femia, Vincenzo Giuseppe Alvaro e José Ramón Ramírez. Ben 4 le tonnellate di cocaina sequestrate nel corso delle indagini e che, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato oltre 1 miliardo di euro. Sigilli a beni per un valore di 5 milioni di euro tra Calabria e Lazio, immobili, vetture, quote societarie e ditte. Un'operazione che si inserisce nella più ampia inchiesta antidroga della DEA americana in vari paesi, Argentina, Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, con un unico comune denominatore, ovvero gli stessi fornitori e anche gli stessi clienti indagati nel procedimento Santa Fe 2013, come ad esempio un soggetto serbo-montenegrino in diretto contatto con gli Alvaro di Sinopoli, monitorato in Argentina. Canali molteplici, la protezione delle FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia che producono, lavorano e vendono lo stupefacente in tutto il mondo, la rete organizzativa dell''Ndrangheta, le alleanze con i montenegrini. Tutti i tasselli di un traffico di stupefacenti impressionante. I quantitativi più importanti di cocaina intercettati in quest'inchiesta sono stati sequestrati nell'agosto dello scorso anno, 856 kg al largo delle coste spagnole dalla Marina Iberica supportata da unità aeree portoghesi e l'altro nella notte di Capodanno, 725 kg su un veliero al largo delle Canarie. Dalla Spagna lo stupefacente veniva poi smistato in Italia, soprattutto nel porto di Gioia Tauro con la benedizione di Mamma 'Ndrangheta, che poi provvedeva a recuperarlo e metterlo sul mercato nazionale e internazionale. Arcangelo, un'operazione sicuramente importante, che è uno dei piloni su cui sta lavorando da anni anche la DEA americana, infatti con altre inchieste in altri paesi. Insomma, qui diciamo che il canovaccio è sempre quello, non abbiamo elementi di novità e nonostante le inchieste, le operazioni anche internazionali, si continua in questo traffico che sembra non avere fine, neanche limiti ai quantitativi, sempre Sud America, Spagna, poi Calabria. Sì, qui c'è una novità. Qual è la novità? La novità è il diportismo. Sì, cioè, è vero, eravamo abituati ai mercantili. Magari. Utilizzano le barche a vela perché? Perché siccome i porti, per esempio Gioia Tauro, sono ipercontrollati, così Salerno, così Genova, ma anche i porti spagnoli, Algeciras, tanto per citarne uno, e allora si utilizzano le barche a vela e si finge che ci siano dei portisti che girano per il mondo, si pigliano la briga di fare questi lunghi viaggi, in effetti poi hanno le barche, le stive piene di cocaina, in questo caso sono state sequestrate 4 tonnellate di cocaina. La triangolazione
è una triangolazione che conosciamo, cioè Colombia, Spagna, Italia, e conferma ancora una volta l'importanza delle cosche calabresi che riescono a comprare la droga. In questo caso sono tre cosche, secondo la DDA di Reggio Calabria, che agiscono in sintonia: gli Aquino Coluccio, gli Alvaro. L'Aquino Coluccio dell'area ionica del Reggino, gli Alvaro i Pesce invece dell'area tirrenica, quindi un'operazione a tre che dimostrano l'esistenza di un'alleanza per così dire strategica riguardo a questo mercato. Io davvero rimango stupito perché di settimana in settimana il numero di arrestati cresce in maniera esponenziale, cioè Infatti. davvero. Dovranno porsi il problema di costruire nuovi penitenziari perché l'azione condotta dalle due procure distrettuali antimafia calabresi è vero impressionante, con raffiche di arresti. Mai forse come negli ultimi credo 15 anni c'è stata un'azione così forte contro l''ndrangheta a livello insomma, italiano, ma nello specifico ovviamente a livello calabrese. Mai come in questi ultimi 15 anni le cosche sono state colpite nei loro interessi maggiori, cioè il traffico di sostanze stupefacenti e la gestione dei beni, no? Che hanno accumulato utilizzando i capitali illeciti. C'è una fase che certamente guarderemo tra 20 anni come una fase storica della lotta al crimine organizzato nostrano, una fase che poi si riverbera anche in altre zone. Ricordavi tu, introducendo l'argomento, l'inchiesta di Torino, pure lì la dimostrazione Sì, di un infatti grande adesso traffico. ne Ne parleremo parliamo, perché. e Roma, ancora prima abbiamo visto Milano, abbiamo visto l'Emilia Romagna, tanto per parlare dell'Italia, ma potremmo allargare il nostro spettro d'azione all'Australia, al Canada, agli Stati Uniti, cioè stiamo avendo Ma dimostrazioni di infatti come la abbiamo visto Germania, la sempre Francia. Gratteri per rimanere a lui l'operazione, ad esempio Newbridge e tutte quelle che si sono succedute, Arcangelo, proprio sullo scacchiere internazionale, no? Stati Uniti, Sud America, Europa, Italia. Tutto comunque ha sempre la testa, diciamo, in Calabria, questo grande traffico internazionale con questi accordi, qui c'erano anche i montenegrini, insomma, si creano queste alleanze strategiche, come hai detto tu, per portare questi fiumi di cocaina, e sembra che la richiesta non conosca crisi, evidentemente, perché se hanno intercettato e sequestrato tonnellate e tonnellate, mettendole tutte insieme, beh, immaginiamo quante invece migliaia, milioni di tonnellate riescono a passare. Sai qual è la cosa più triste? Nel libro Oro Bianco, proprio Nicola Gratteri e Antonio Nicasio spiegano come viene fabbricata la cocaina, proprio prodotta. E quando tu leggi quelle pagine o vedi i video a supporto che i due autori portano in giro per l'Italia quando presentano il libro, rimani basito perché per la lavorazione della cocaina viene usata la calce, il cherosene, cioè tu inali una sostanza che è veramente benefica, Devastante. devastante, uno non ha idea di quello che sta, come dire, pippando, così si dice, nel gergo, diciamo, degli spacciatori. E quindi, non riesco davvero a comprendere come il mondo ancora non si sia reso conto della necessità di dire basta alle droghe in generale, basta all'utilizzo della cocaina, una droga che costa tanto, che fa arricchire questi uomini senza scrupoli e che fa male a chi la consuma. Quindi tutte queste indagini, anche la notorietà che le indagini noi diamo in trasmissioni come queste, insomma, probabilmente serve a far riflettere la gente. Riflettete perché la cocaina fa davvero male. Infatti ci si avvicina con molta superficialità e forse con più leggerezza alla cocaina rispetto all'eroina, no? Si pensa che sia qualcosa che, vabbè, dà un po' di sballo, ma la persona riesce a mantenere il controllo, e invece vediamo che si crea un'assuefazione. Poi il fatto di venderla, magari quella che è tagliata, quella che non è purissima, anche a costi accessibili, Arcangelo, per fidelizzare i clienti, beh, quella è una tecnica devastante. Infatti noi stiamo vedendo che anche nelle comunità più apparentemente tranquille, in cui sì, lo spaccio c'era, lo spinella, al limite qualche giro di eroina, però adesso stiamo vedendo che ci sono molti ragazzi anche nelle nostre realtà
che tirano la coca in maniera impressionante e questa è una cosa che dovrebbe allarmare le istituzioni, ma anche le famiglie, secondo me. Prima di chiudere, Arcangelo, abbiamo trovato, c'è questo personaggio che è ricercatissimo, questo esponente delle FARC, broker, non si sa se è lui che produce, comunque che vive nell'Amazzonia e che mantiene un po' le fila di questo traffico in questo caso, che è diventato un mistero, lo stanno cercando. Persino con i Navy SEALs, insomma con diciamo, gli 007 della Marina americana, ma sembra inaccessibile perché vive nella foresta amazzonica, c'ha un sistema di protezione incredibile, difficile avventurarsi anche lì, anche per gli americani. Sì, bisogna dire che qui c'è una strumentalizzazione dell'ideologia, perché le FARC non sono più quello che erano una volta, erano le forze armate rivoluzionarie colombiane di matrice marxista, sono diventate un esercito di narcotrafficanti, si finanzia, si mantiene con il narcotraffico che ha poco da, come dire, recriminare, perché insomma, fa altro, non è più quello che era, no? Le FARC sono diventate, ripeto, un'associazione né più né meno di narcotrafficanti. Questo signore vive in zone, come dire, inespugnabili, la foresta amazzonica, nonostante i droni, perché i droni possono vedere fino a un certo punto, ci sono foreste giungle, dove sono alberi che levano addirittura la luce del sole, un sistema di protezione adeguatissimo, una mappatura del terreno che non consente neppure a reparti speciali d'assalto come i Navy SEALs americani di intervenire, come dire, a colpo sicuro, perché lui si sposta pure con grande abilità e ha soprattutto il consenso della gente, della sua gente, che con il narcotraffico non solo si arricchisce lui, ma fa arricchire pure tutti gli altri. Quindi c'è un sistema economico che si regge sul narcotraffico, strumentalizzando l'ideologia iniziale condivisibile delle FARC, perché le FARC si battevano contro le dittature che dominavano la Infatti, erano una Colombia, sorta di partigiani, diciamo della zona, ma sono invece diventati adesso. tutt'altra cosa. Quindi è anche intelligente perché utilizza questa finta ideologia ormai che non c'è più e invece traffica in droga, come dimostra questa inchiesta, con tutta l'Europa, io credo anche con gli Stati Uniti. È il nuovo, possiamo dire, in Colombia Mancuso, perché lì, come abbiamo avuto occasione di dire in altre trasmissioni, c'era Mancuso di origine italiana, che era il capo invece delle AUC, che erano le rivali delle FARC, che era un esercito privato, una milizia privata, lì al soldo invece più o meno dei governi che c'erano, tant'è che immaginate che le AUC di Mancuso avrebbero dovuto addirittura tentare di rovesciare Hugo Chavez, il presidente dittatore del Venezuela, poi il piano non andò a buon fine. Tuttavia, il contesto è un contesto molto complicato quello del Sud America, un Sud America tra l'altro attraversato da mozioni politiche che certamente ne hanno cambiato la storia, basta pensare a quello che è successo in Uruguay, a quello che è successo in Paraguay, a quello che è successo nello stesso Venezuela, come siano cambiate le cose in Cile, cioè l'influenza americana lì sta svanendo, è l'unico governo che praticamente nelle mani degli americani, tant'è che agiscono i Navy SEALs in territorio straniero, Certo, è perché il proprio quello governo corrente. colombiano. E gli americani utilizzano pure, diciamoci la verità, la lotta al traffico di droga per stare con due gambe dentro la Colombia, perché è così. Assolutamente, ma infatti questo gli consente proprio di stare sul territorio legittimamente e legalmente, Arcangelo. Ogni tanto ci sono queste operazioni, ogni tanto si cerca di veicolare il messaggio che la Colombia comunque su questo fronte sta portando avanti la battaglia ai narcotrafficanti, di fatto vediamo che non è così perché dalla Colombia continua ad arrivare la cocaina e soprattutto la Colombia è uno dei paesi sudamericani in cui 'ndrangheta è presente, attiva, rispettata, visto che sia i cartelli dei narcotrafficanti, sia le FARC comunque utilizzano gli esponenti dell''ndrangheta calabrese come interlocutori privilegiati, anche questa inchiesta lo ha dimostrato. Comunque la Guardia di Finanza, dobbiamo dire che ha lavorato senza sosta nei giorni scorsi, visto che dopo questa operazione
ha portato a termine un'altra operazione a Torino. Lì è stata individuata e disarticolata una organizzazione criminale che lavorava per conto dell'Ndrangheta, quindi gestiva l'approvvigionamento della droga per conto dell'Ndrangheta, lavorava in conto terzi, perché oramai le modalità sono veramente molto diverse e creative pur di aggirare i controlli. Vediamo il servizio. Neanche il tempo di spegnere i riflettori sulla maxi operazione Santa Fe scattata ieri a Reggio Calabria su un vasto traffico di cocaina dal Sud America in Calabria via Spagna, che le fiamme gialle assestano un altro duro colpo alle cosche di 'Ndrangheta. Questa volta l'inchiesta parte dalla DDA di Torino e colpisce un'organizzazione con base nel capoluogo piemontese che operava per conto della 'Ndrangheta, importando la polvere bianca dal Sud America, la faceva arrivare nel porto di Gioia Tauro con il sostegno logistico dei pesci di Rosarno dopo aver fatto scalo in Spagna, e da qui veniva recuperata e spartita tra il locale di Volpiano, attivo in Piemonte, quello di Trezzano sul Naviglio, Buccinasco in Lombardia e le famiglie di Platì e Rosarno in Calabria. Stamani all'alba il blitz delle fiamme gialle che ha visto impegnati 150 uomini, 15 le ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui 7 eseguite, 19 indagati, sequestrati beni complessivamente per 12 milioni di euro, 11 immobili, conto correnti bancari, 15 autovetture, 3 società e 4 aziende, ma soprattutto il tesoretto del presunto capo dell'organizzazione, un 57enne originario di Platì, residente a San Giusto Canavese, 4 milioni di euro in contanti sotterrati nel giardino della sua villa, 26 Rolex e altri gioielli. L'organizzazione impegnava tutta la famiglia del 57enne, la moglie che teneva la contabilità e ripartiva lo stupefacente, il figlio di fatto reggente da quando il padre, condannato a 13 anni, si è dato alla macchia, mentre era a Lisbona in attesa di estradizione. Tra i fiancheggiatori anche alcuni brasiliani attivamente ricercati. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire sia l'organigramma sia il modus operandi a bordo di mercantili e le rotte seguite dalla cocaina, Brasile, Perù, Spagna e Portogallo, prima di arrivare a Gioia Tauro. In soli 5 mesi sono riusciti a trasferirne oltre una tonnellata, di cui 415 kg intercettati e sequestrati nel porto spagnolo di Valencia, che se immessi sul mercato avrebbero fruttato 35 milioni di euro, cifre che danno conto di quanto sia lucroso il narcotraffico e quanto questo sia saldamente in mano alla 'Ndrangheta. Nelle stesse ore del blitz di Torino, anche a Roma la Guardia di Finanza ha proceduto a 19 arresti, tra cui alcuni colletti bianchi. Anche qui individuata e sgominata una cellula 'ndranghetistica che importava cocaina dal Sud America per rivenderla nelle piazze della capitale. In 2 anni avrebbero importato oltre 1000 kg di polvere bianca. Arcangelo, siccome abbiamo la pubblicità, diamo i consigli per gli acquisti e poi torniamo in studio e analizziamo sia l'operazione di Torino sia quella di Roma, perché sono state veramente importanti, soprattutto quella di Roma. Linea alla regia. Rieccoci in studio. Allora, abbiamo visto prima della pubblicità questa operazione, queste due operazioni della Guardia di Finanza, sempre per quanto riguarda il narcotraffico. Allora, anche qui noi abbiamo sempre Sud America, Spagna e Calabria, Arcangelo. Anche qui c'è sempre la 'Ndrangheta che gestisce direttamente o indirettamente, sempre qui ci sono giri di denaro che vorticosi. Abbiamo visto nell'operazione di Torino, nella villa di questo 57enne di Platì, Arcangelo, sotterrati 4 milioni di euro in contanti. Insomma, veramente ci rendiamo conto di cosa significhi questo traffico di cocaina, di quanto denaro faccia guadagnare
a chi investe Sì, mi in ricorda questo. un'altra storia sempre di 'Ndrangheta, quando Vincenzo Barbieri, che poi viene ammazzato a San Calogero a colpi di pistola nel suo paese, trafficante di droga coinvolto in una mega inchiesta che si chiamava De Collo nel 2002, tratta l'acquisto di una banca a San Marino e fa portare un pacco, una busta di soldi proprio in contanti perché vuole versare più di 1 milione di euro cash perché quella banca è in crisi e quindi il direttore generale, il presidente, insomma, accettano i soldi di questo barbieri che intende poi gradualmente rilevare. Un'operazione intelligentissima perché avere a Certo, disposizione una avere banca una significa poter riciclare denaro a banca a non San finire. Marino poi. Allora, quando arrivano questi soldi in questa busta, c'è il commento di quelli che ricevono che puzzano di muffa, perché erano soldi nascosti pure quelli sottoterra, perché quando si hanno introiti di questo genere con la cocaina si guadagnano un sacco di soldi e allora c'è la necessità di nasconderli, perché non li si Certo. può depositare in banca né È chiaro, ma utilizzare poi così. non Certo, tutti si possono essere riciclati, magari, quindi in attesa. li vengono nascosti. Un altro esempio è Roberto Pannunzi, il quale quando viene arrestato l'ultima volta in Colombia dopo due clamorose evasioni, offre subito agli inquirenti colombiani che sono lì, ben conoscendo la corruttibilità di quella polizia, in questo caso è andata male perché era la Polizia Federale colombiana, gli offre 5 milioni di dollari in contanti. Addirittura Pannunzi portava proprio al collo sempre un diamante perché aveva sempre la possibilità con questo diamante al collo di poterlo dare a qualcuno e di comprare l'impunità. Quindi la cocaina è davvero un grande affare e d'altronde si spiega perché le più importanti cosche dell''Ndrangheta appunto abbiano investito in questo settore divenendone poi leader internazionale. Ecco, Torino, Arcangelo, noi l'abbiamo incrociata in tante inchieste, il Piemonte in generale, anche recenti, ci sono state anche recenti sentenze, pensiamo al processo Minotauro su tutti che insomma ha dato il quadro plastico di quanto si è radicata l''Ndrangheta in questa regione e soprattutto anche nella cintura torinese. Qui abbiamo tantissime, diciamo, tantissime entrine e tanti locali che operano così come si opera in Calabria, con le stesse modalità, hanno riprodotto lo stesso schema e quindi si va dal traffico di stupefacenti anche alle estorsioni, alle intimidazioni, alla rilevazione delle aziende pulite, all'infiltrazione della politica. Quindi anche a Torino abbiamo visto e anche in Piemonte abbiamo visto dalle inchieste quanto sia diventata penetrante l''Ndrangheta lì. Non è solo vista come la criminalità organizzata calabrese, ma è un vero e proprio sistema di potere, di affari e di corruzione. Sì, non è un caso che poi siano stati sciolti anche dei consigli comunali in Liguria, in Piemonte e in Lombardia, cioè dimostra come 'Ndrangheta abbia, come dire, esportato il suo modello che aveva già ben sviluppato in Calabria e appunto in altre regioni, che si finanzia ovviamente con il traffico di droga, ma poi sia capace di inserirsi negli appalti pubblici, la gestione dei subappalti e quindi anche nella politica o direttamente o attraverso uomini spesso del nord che consapevolmente appunto diventano strumento di queste organizzazioni quando si tratta poi di privatizzare terreni, dare concessioni, cioè si muovono affari che vanno verso la legalità, cioè tu hai la necessità di investire tutto questo denaro che hai accumulato con il traffico di droga piuttosto che con le estorsioni e quindi hai necessità di legalizzarlo. E come lo legalizzi? Lo legalizzi attraverso operazioni che possono essere operazioni immobiliari, operazioni di lavoro di imprese, quindi hanno necessità di Certo, produrre, con lavorare, l'usura. costruire, eccetera, o ne investi una parte in usura, ma rimane quello in usura sempre denaro illegale. Sì, Puoi utilizzare in usura come? Utilizzando quel denaro per per acquisire altre acquisire, aziende. lasci i Sì, proprietari che ci sono, certo. formalmente sono persone normalissime, senza problemi giudiziari, ma di fatto le aziende sono nelle mani dell''Ndrangheta e questo è un sistema che piano piano si è diffuso e costituisce veramente un grosso pericolo anche per l'economia legale, Arcangelo, perché adesso è difficile, se non arrivano le indagini, è difficile distinguere quali siano le imprese legali e quelle invece che hanno una matrice criminale. Comunque ricordiamo anche che
proprio in Piemonte, a Torino, c'è stata una vittima eccellente dell''ndrangheta, il giudice Caccia, il procuratore Bruno Caccia. Allora, dicevamo che nelle stesse ore, mentre a Torino si procedeva con questi arresti, anche a Roma scattava un altro blitz, questa volta sempre della Guardia di Finanza, l'operazione denominata Crazy Hill, 19 persone in manette, Arcangelo. E qui ci sono elementi nuovi, come ha detto anche il procuratore aggiunto di Roma Prestipino. È bello ritrovare quasi plasticamente la situazione di Reggio proiettata a Roma, Pignatone e Prestipino. Prestipino, che ha coordinato le indagini, ha detto: qui abbiamo un elemento nuovo, che è il fatto di aver ricostruito la filiera del denaro, di come viene utilizzato il denaro per pagare l'acquisto della cocaina e come viene bypassato attraverso anche un sistema di banche e di istituti finanziari. Ed è stato interessante scoprire che dall'Italia i soldi venivano portati a mano addirittura a Lugano da personale, dicono gli inquirenti, dell'ambasciata del Congo, quindi con l'immunità diplomatica questi portavano valigie piene di soldi a Lugano. Qui venivano ripuliti, venivano convertiti in dollari e arrivavano in Brasile, perché questa cellula di 'ndrangheta operante a Roma e sul litorale laziale si approvvigionava in Brasile, e quindi c'era tutta questo giro insomma, per arrivare ad acquistare la droga senza destare sospetti, perché venivano mandati in Brasile con trasferimenti di piccolo taglio. Tra le 19 persone arrestate, molti colletti bianchi, ed è questa anche non una novità ma è un elemento importante, ecco perché gli inquirenti hanno rimarcato la rilevanza di questa operazione, perché ci sono manager e top manager, addirittura a capo c'è un ex top manager dell'Erghe, questo colosso anche dell'energia, Arcangelo, c'è personale diplomatico e poi ci sono i soliti 'ndranghetisti. Sì, c'è poi la circostanza che venivamo presi in ostaggio in Brasile finché non arrivavano i soldi, perché la droga veniva acquistata attraverso la canalizzazione, che è ben spiegato, dei soldi, e finché i soldi non arrivavano a destinazione chi era garante veniva preso in ostaggio, chiusi in un albergo, tenuto in una grotta, ma insomma chiusi in un albergo e tenuto in ostaggio. È simpatica la storia del Congo, perché chi ha un passaporto diplomatico capite che salta tutti i controlli, cioè ha un lasciapassare che gli consente di fare qualsiasi cosa. Io credo che da qualche tempo Roma abbia definitivamente cancellato l'idea di essere stata un porto delle nebbie, la Procura di Roma. La Procura di Roma ha avuto un'accelerazione pazzesca, e che un'indagine dopo l'altro stanno confermando, insomma, perché anche questa non è un'indagine banale, è un'indagine che dimostra anche la triangolazione con uno stato difficile da, come dire, esplorare, che è la Svizzera, e con il coinvolgimento di personale diplomatico, e non è facile seguire, bloccare il personale diplomatico, dimostrare che abbia avuto un ruolo in un traffico di sostanze stupefacenti, per la ragione che vi dicevo, perché ha questo passaporto è come se vivesse una condizione perenne di extraterritorialità, cioè uno che fa quello che vuole. Quindi è un'indagine di altissimo livello pure questa, devo dire a questo punto i complimenti davvero se li merita, che la Guardia di Finanza ha fatto delle cose stratosferiche, cioè in una settimana. Assolutamente, queste sono quelle diverse, diciamo di punta, Arcangelo. Con tre procure diverse. Qui tra l'altro pare che in 2 anni abbiano movimentato oltre 1.000 chili di cocaina, veniva spacciata appunto sulle piazze romane, e c'è da dire che durante questa indagine, durante il blitz, se poi lo vediamo adesso, qui ci sono le perquisizioni, ma abbiamo proprio le immagini delle fiamme gialle che scavano in un terreno, perché qui non hanno trovato i soldi in contanti ma hanno trovato un arsenale, molte armi. Quindi questa cellula 'ndranghetistica
evidentemente utilizzava anche le armi e non solo per lo spaccio, probabilmente per le altre attività, perché sappiamo che comunque Roma è molto complessa come situazione, c'ha la sua mafia capitale, poi ci sono Cosa Nostra, c'è la Camorra, molta la presenza della Camorra, e poi l'Andrangheta, che secondo me è quella che probabilmente ha più potere, che ha più investito nella capitale. Abbiamo visto le confische clamorose di insomma, gioielli della ristorazione, di attività commerciali di lusso, tutte in mano all'Andrangheta e alle cosche del Regino. Ecco, stiamo vedendo proprio le operazioni, perché comunque adesso bisogna anche dare atto alle forze dell'ordine, Arcangelo, in questo caso alla Guardia di Finanza, che forniscono anche i supporti video e quindi ci danno la possibilità di vedere come materialmente viene messa a segno una operazione. Qui c'è un dato, tu dicevi appunto l'influenza delle varie cosche a Roma, l'idea della banda della Magliana era di comandare Roma, cioè di non consentire agli altri di venire, o se potevano venire nella capitale dovevano farlo comunque soggiacendo, pagando dazio alla banda della Magliana, che era stata considerata così una banda alla fine neppure di tipo mafioso, commettendo un errore gravissimo. Infatti, tecnicamente, anche banda è riduttivo, anche oggi definirla tale. E quindi giuridicamente, ma anche dal punto di vista storico. La banda della Magliana era un tentativo, poi riuscito fino a un certo punto, di fare una mafia romana che fosse capace di tenere testa a tutte le altre e di impossessarsi completamente del territorio, circostanza che poi non è stata ripetuta, perché Mafia Capitale si muove su un altro settore, che è il settore dei grandi appalti pubblici. Anche se forse ha raggiunto anche livelli di influenza, di potere, di penetrazione maggiori rispetto anche alla banda della Magliana, perché si è immessa direttamente nel sistema istituzionale, Arcangelo. Ha cambiato, diciamo, settore di interesse, quindi ha lasciato il traffico di droga per fare un salto di qualità, è diventata una mafia più moderna, ecco, però è sempre una mafia. Tuttavia l'idea della banda della Magliana era proprio di controllare il mercato della droga, non tutto quello che succedeva lì doveva essere sotto il loro controllo. Poi le cose sono andate male a Mancini, a Giuseppe Pucci, insomma, da Buggiati, tutti quelli, De Pedis, tutti quelli che facevano parte di quel gruppo, poi raccontato in un romanzo criminale, appunto, Giancarlo De Cataldo, che tra l'altro è un ex magistrato. Allora, adesso lasciamo le grandi operazioni antidroga, ci spostiamo a Crotone, Arcangelo, perché c'è stata un'operazione, diciamo così, che forse sembra minore, ma che forse per i cittadini ha un impatto molto più importante. È stato sgominato un giro di prostituzione gestito da romeni e da italiani, le vittime ragazze giovanissime che venivano portate qui sempre col solito miraggio di un lavoro e poi venivano buttate in strada e tenute quasi in schiavitù. Vediamo il servizio e poi cerchiamo anche qui di dare il nostro parere. Donne giovanissime fatte arrivare in Italia dai paesi dell'est europeo con la promessa di un lavoro e poi costrette a prostituirsi, e se rifiutavano per loro erano botte e violenze di ogni genere. Per loro adesso l'incubo è finito grazie alla polizia di Crotone, che ha arrestato gli aguzzini. 7 le persone finite in manette, si tratta di 2 italiani e 5 romeni. Ad insospettire gli inquirenti è stato spiegato nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell'operazione l'arrivo consistente di giovani donne provenienti dai paesi dell'est e il consistente aumento del fenomeno della prostituzione. Le indagini sono state avviate dopo una precedente inchiesta che nei mesi scorsi aveva portato all'arresto di 16 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione di documenti falsi e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nei mesi scorsi gli investigatori hanno compiuto accertamenti sui flussi migratori connessi ad un incremento della prostituzione e sono stati compiuti numerosi controlli e intercettazioni telefoniche. Uno spaccato inquietante emerge dalle conversazioni captate dagli inquirenti. Se le ragazze, per il freddo oppure perché stavano poco bene, volevano tornare a casa, venivano minacciate e picchiate. I 7 arrestati, secondo gli inquirenti, si erano divisi il territorio del capoluogo e gestivano un gruppo di prostitute. E in caso di
rendimento insoddisfacente, le ragazze venivano immediatamente sostituite. Adesso le donne, una quindicina in tutto, sono state affidate a centri specializzati. Arcangelo, insomma, questo è un reato antico quanto l'uomo, però noi vediamo che nonostante le campagne di sensibilizzazione, nonostante la possibilità di informazione che c'è ora, questo continua e continua pesantemente questo fenomeno. A noi erano arrivate anche segnalazioni da Crotone nelle scorse settimane di questo aumento quasi spudorato delle prostitute in strada, proprio in città, e poi è arrivata l'operazione. Io mi chiedo solo una cosa, sono vittime queste ragazze, queste donne, però possibile che non si sappia che ancora nei paesi dell'est qualcuno possa fidarsi così tanto da venire con la promessa di un lavoro, non sospettando che si può finire nel racket della prostituzione, visto che questo fenomeno dura ormai da anni ed è conclamato? Io non credo che ci siano persone poi troppo ingenue nei paesi dell'est. Credo tuttavia che queste ragazze siano vittime poi di un sistema che le stritola. Io ne ho intervistate alcune insieme a Giovanni Pastore, perché facemmo un libro che si chiama appunto Banditi e Schiave, che racconta di queste donne che vengono violentate in gruppo all'inizio, vengono private dei documenti, del passaporto, violentate in gruppo perché le demoliscono psicologicamente, poi vengono sorvegliate e torturate stabilmente perché si prostituiscono se non ottengono i redditi previsti, diciamo, il ritmo di produzione che la gang o i papponi insomma impongono, vengono torturate come? Con sigarette spente sulle gambe, immersione in vasche con acqua gelata, coltellate date allo stomaco piano piano, insomma torture vere e proprie, oltre che psicologiche, perché vengono chiuse, lasciate senza mangiare. Una situazione drammatica che non è degna di un posto civile. La zona ionica della Calabria, dall'Alta Calabria sino al Crotonese, è una zona interessata da questo problema che non si riesce a risolvere. Pensiamo alla Silvalite, Corigliano, cioè nonostante le ordinanze, nonostante anche le operazioni, Arcangelo è un mercato fiorente incredibile. Qui evidentemente non funziona il sistema sanzionatorio. Bisognerebbe stare attenti, bisognerebbe anche fare controlli. È vero che ad esempio la Romania è nell'Unione Europea, quindi questi possono andare e venire come vogliono, però insomma chi viene e delinque qui e sfrutta la prostituzione dovrebbe avere vietato proprio l'ingresso a ritornare, insomma. Poi ci sono tre tipi di donne, ci sono le donne romene, quelle moldave e poi le nigeriane, ci sono donne di colore pure non sfruttate, cioè un sistema che sfrutta tutte queste donne e le fa girare, cioè stanno 15 giorni in un posto, poi vengono trasferite da tutt'altra parte, per esempio al nord, sulle strade del nord Italia, per cui è difficile, tu le prendi, poi le rilasci, queste scappano, se ne vanno da un'altra parte, si riconsegnano, è una storia di miseria, di povertà, bisognerebbe liberare. Quando guardate queste donne, pensate veramente a delle schiave, delle persone infatti schiave psicologicamente e fisicamente, dei loro sfruttatori, donne incinte costrette ad abortire, cioè, o incinte costrette a prostituirsi sino all'ottavo mese di gravidanza. Io una di queste l'ho intervistata, mi ha raccontato questa cosa, ho visto le fotografie, ha partorito un figlio che non era dell'uomo che amava, ma era costretta poi, mentre aspettava questo figlio, a darsi a camionisti di passaggio, vecchi bavosi, cioè una cosa disastrosa. Lei, come tutte le altre, violentata ripetutamente dai suoi sfruttatori, da vere e proprie bande, cedute da una banda all'altra, poi cedute da un'etnia all'altra, quindi dai romeni, per esempio, agli albanesi e viceversa. Un disastro proprio. Ma infatti ci vorrebbe veramente meno tolleranza da parte delle forze dell'ordine, da parte del sistema giudiziario, ma anche da parte della società civile, dei cittadini, perché chi comunque alimenta questo mercato non è che poi torna a casa dalla moglie tranquillo, guarda i figli e si sente con la coscienza a posto, perché non è andato solo a divertirsi, ha alimentato il racket della prostituzione e quindi la criminalità organizzata, perché ognuno è libero anche di fare la prostituta, di vivere la vita come la ritiene, ma sempre che sia una decisione autonoma, una scelta autonoma, non essere in questi gironi infernali e criminali.
Allora, noi su questo ci lasciamo, salutiamo Arcangelo Badolati e la Gazzetta Grazie. Del Sud, ringraziamo Luca Chito in regia, ringraziamo come sempre voi e l'appuntamento ovviamente per la prossima settimana. Arrivederci.